Bolzano Veneto, città delle ville, non sono solo i palazzi a raccontarci una storia, ma anche i destini di lavori affascinanti, sì, quelli che legano questo territorio. Questa nuova puntata porteremo nelle vostre case storie di talento e di coraggio tra commercio, ville e contrade. Giornata di sole e di primavera qui a Ponzano Veneto ci aspetta il suo sindaco. Buongiorno sindaco. Bentornata Ida, buongiorno. Grazie. Inizia oggi un nuovo viaggio, una nuova avventura tra commercio, ville e contrade. Esatto Ida, il comune di Ponzano Veneto finalmente è diventata area di distretto del commercio per contrastare i commerci che sono dati dai centri commerciali e quindi il comune ha inteso investire delle proprie risorse per sostenere i nostri negozi, le nostre attività, ma soprattutto le osterie che ci appartengono, che sono storiche e che hanno dato insomma da mangiare in tutti i sensi sia ai clienti che alle famiglie. Sindaco, che cos'è un distretto del commercio? Cosa fa e quanto importante è per la comunità? Allora, il distretto del commercio non è altro che l'impegno da parte dell'amministrazione e anche di tutti gli aderenti, che non sono solo i negozi, le attività commerciali, ma tutto il tessuto legato dalle società sportive a quelle culturali, in primis chiaramente l'ente Palio, perché rappresenta il Palio dei Mezzadri, che è la nostra forza maggiore da vendere sul territorio, e quindi sono tutte quelle buone prassi per far sì che i nostri negozi possano ricevere anche dei contributi sia da parte della Regione Veneto che da parte del Comune per poter sistemare la propria attività, fare dei corsi di aggiornamento, fare dei corsi chiaramente da venditore, sistemare le vetrine, nuova illuminazione, un nuovo marketing che valga per tutto il territorio, che deve assolutamente fare rete insieme col Comune, insieme tra di loro e con il territorio, che è fatto anche da cittadini che devono acquistare nei nostri negozi. In queste due puntate, sindaco, dedicate alla buona cucina, all'enogastronomia di Ponzano Veneto, però seguiremo un filo conduttore molto interessante. Certo Ida, non si può cominciare che dalla tavola, perché è dalla tavola, dove si mettono i piedi sotto la tavola, che cominciano i veri discorsi del commercio, del dialogo tra le persone. Noi faremo un percorso che ci porterà a visitare le 5 osterie tipiche storiche che hanno costruito il nostro territorio e che hanno ricevuto la targa da parte della Regione Veneto di locale storico del Veneto. Ne abbiamo premiate recentemente alcune, le altre erano state premiate l'anno scorso, adesso finalmente ne abbiamo 5 che rappresentano tutti i tipi di cucina che esistono nel nostro territorio. Ho già l'acquolina in bocca. Partiamo. Ci troviamo in località Marcavecchio, sì, perché qui, proprio qui, c'era una piccola piazza dove si effettuavano gli scambi, gli affari, sì, è il Marcà. Cosa sarà mai questo Marcà? Ce lo spiega Laura Gracis. Buongiorno Laura. Buongiorno Ida. Buongiorno. Qua che era il Marcà di una volta. Il Marcà di una volta. Raccontaci, sì, questa storia meravigliosa. Il Marcavecchio era un mercato bestiame dove tantissimi, ma tantissimi anni fa arrivò questo Ferruccio Varaschin, che era un mediatore di bestiame. Gli piacque il posto e disse: ma perché non fondiamo una osteria? E qui è nata l'osteria Varaschin. Bene, la contrada Marcavecchio è una delle contrade del Palio dei Mezzadri, che ogni anno si svolge qui a Ponzano la seconda settimana di settembre. Ha come simbolo un merlo con lo sfondo verde. Perché il merlo? Pare
che Merlengo venga proprio da Merlo. Altri invece dicono che magari durante questo mercato c'erano, oltre che il bestiame, diciamo, grande, ecco, come bovini, eccetera, anche delle gabbiette con dei merli. Ma noi entriamo subito nell'antica osteria Baraschin, perché c'è ancora qualcos'altro da raccontarvi. Entriamo. Lasciamo Laura, ma solo momentaneamente. Sì, perché il nostro viaggio adesso continua con Alessandro, che deve raccontarci una storia veramente importante, sì, una storia che passa di donna in donna, di generazione in generazione. Ida, buongiorno, ciao, ciao, ciao. Sì, è proprio vero, questa osteria ha più di 100 anni ed è stata fondata da una donna che si chiamava Amabile, Amabile detta a Fregona, perché questa osteria ancora oggi è chiamata appunto da Fregona, perché lei veniva da Vittorio Veneto, e diciamo che la gestione di questa Amabile dura fino agli anni 50, quando Irma appunto Zanatta sposò il signor Nino Varaschin, che con lei diciamo perfezionò i piatti, ecco. Siamo passati da una tipicità tipica di queste zone, perciò dalla soppa, dai piatti tipici, a una specialità nel focalizzarci sul pesce. Sì, perché il pesce 100 anni fa non era un piatto pregiato, non era una cultura come al giorno d'oggi. Sì, perché infatti 100 anni fa il pesce non si conosceva. Ed è stata questa voglia di Nino di far conoscere il pesce anche qui a Ponzano. Infatti già negli anni 60, cioè 60 anni fa, anche più, Nino si focalizzò nel far conoscere il pesce. Qui si può assaggiare ancora oggi, dalle mani della signora Lucia, appunto, le sardine saor, il baccalà conso, che è un baccalà bollito e condito che non fa più nessuno, le cozze, le vongole spadellate e tante altre specialità tipiche di pesce e tipiche dei famosi spuncetti che questa osteria ancora sponsorizza e fa conoscere. Allora, entriamo in cucina dalla signora Lucia. Signori, però non è finita qua. La prossima tappa sarà l'antica osteria da Piceon. Però prima venite con me. Eh sì, e di passaggio troviamo Villa Chiozzi. Era Laura. Sì, oggi di proprietà Sorgato, è la villa più antica del comune di Ponzano. Addirittura è stata costruita nel 1500, poi varie fasi nel corso dei secoli, e oggi la troviamo con questa facciata imponente, dove possiamo vedere un'aquila bicipite e vari busti di imperatori romani. Come mai l'aquila bicipite? L'aquila bicipite perché passò di qui Ranieri d'Asburgo, che era allora il governatore del Lombardo-Veneto. Evidentemente la sede centrale dell'impero l'aveva mandato qui per controllare cosa si faceva in Veneto. Ecco, poi un'altra cosa importante di questa villa è che, essendo molto vicina al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, ospitò l'ottavo corpo d'armata. E quindi i paesani se lo ricordano ancora, i più anziani naturalmente, passò di qui anche Vittorio Emanuele III e il generale Cadorna. Ecco, questa è una villa molto importante proprio perché ha avuto un passato storico notevole. E rimaniamo nel passato, anche con l'enogastronomia. Il nostro viaggio continua. Eccola l'antica osteria da Miceon, molto in voga, era molto in voga negli anni 60. Miceon, che è la menda dei Michelon, vero Alessandro? Esattissimo, infatti la famiglia Michelon, detta Miceon, attestata qui a Ponzano Veneto sin dal 1866, che è l'anno che
l'Italia si unisce e che il Veneto compartecipa all'Italia come unione. La famiglia Michelon, noti commercianti ambulanti, nel primo del 1900 decidono di aprire questa osteria. È particolare questa osteria perché anche questa aveva il suo fulcro, infatti qui si facevano degli ottimi cicchetti e poi durante la sagra del riso veniva considerata un punto importante appunto per l'aggancio, per la corrente, e qui attorno c'erano tutte bancarelle, perciò era una allegra compagnia, qui si svolgeva la certo, sagra. Certo, era lei che dava l'elettricità a tutte le bancarelle naturalmente della fiera. Era della sagra del mercato. E proprio di fronte all'antica osteria da Michelon, una chicca storica di Ponzano Veneto. Questa non è una chiesetta, ma è una casetta, vero? È una casetta del 1600 che un tempo proprio era collegata all'osteria da Michelon perché era la vera e propria cantina, perché qui grazie alla temperatura costante il vino e le riserve di vino si mantenevano a lungo. C'era una nicchietta con l'immagine del Sacro Cuore di Gesù e che è stata sostituita nel 2012 da questa con San Benedetto che è, come vedete, in preghiera con il suo libro dove c'è scritto Ora et Labora, sullo sfondo la chiesetta vecchia di San Benedetto che era a pochi diciamo metri da qua, sullo sfondo il Montello. È stata restaurata nel 2012. Lasciamo Ponzano Veneto, sì, ma solo per ora. Perché ci aspetta la seconda puntata dedicata alle sue osterie, alle sue contrade, alla sua meravigliosa storia.